tema, a riguardo di come avviene, come un'anima sceglie i genitori, come sceglie di entrare in un grembo materno, lo Lo spirito. spirito, perché l'anima, una parte ce la portiamo appresso dalla vita passata, una parte ce la dà nostra madre, una parte ce la dà il sole, una parte ce la dà il pianeta che ha la sua anima. Diciamo piuttosto che il sole la nutre, perché il sole emette un'energia che è chiamata psiche. Quindi il sole emette i flussi programmatori e strutturatori della densa energia che forma poi la materia, anche quella biologica. Quindi tutto ciò che è intorno a noi, in termini di vita, alberi, piante, animali, esseri umani, è energia solare psichizzata, cioè resa manifesta. Quindi sono nel sole i programmi divini. Quindi il figlio sceglie il genitore. Non è esattamente così. Il figlio che sceglie è già un essere evoluto. Solitamente, per quello che concerne il piano del pianeta Terra, noi non scegliamo un bel niente. Veniamo buttati a pedate nel sedere in base al nostro karma nella famiglia vibrazionalmente adatta per l'espiazione del nostro karma. Il comandamento onora il padre e la madre è il comandamento al figlio della reincarnazione. Quando il figlio si incarna nel nostro mondo per karma in una famiglia conflittuale con i genitori, significa che deve espurgare un karma. Quindi non può ribellarsi contro il genitore perché l'ha scelto lui, per questo lo deve onorare e risolvere il debito karmico, trovando la pace proprio nella sua famiglia. Non è strano che il figlio vada in guerra con i genitori o con la sorella. È un fatto anomalo, innaturale. Significa che dietro c'è una forza che supera l'ovvietà della natura, perché nel mondo animale i figli dell'animale non vanno contro il genitore. Il genitore li libera. Invece noi veniamo incarcerati in famiglie che sono carceri e luoghi di sofferenza, tra moglie e marito, tra genitori e figli, tra famiglie e parenti. Perché abbiamo un karma da scontare, se no non ci incarneremo in un mondo così. Quindi la maggior parte si incarna per karma e quindi c'è la legge dell'oblio, perché se tu ti ricordi che la famiglia nel quale vivi se è quella che hai torturato, la compensazione karmica è difficile. Quindi la legge dell'oblio è una misericordia di Dio. Poi vi sono, quando lo spirito si evolve, a quel punto lo spirito dialoga con i guardiani del regno dell'aldilà, che sono angeli potentissimi, e lo aiutano a fare una scelta. Quindi, quando il karma si alleggerisce, c'è più possibilità di scegliere, ma sempre compensazione. Poi c'è il terzo aspetto, che sono gli angeli. Nel mondo vengono milioni di angeli, si incarnano come esseri umani per portare nella società una parola e un'azione d'amore. Questo accade persino in persone con gravi handicap fisici. E questo, se tu capisci se si tratta di un angelo o di un uomo sotto karma, o donna ovviamente, se colui che soffre è gioioso e dà amore, quello è un angelo. Se colui che soffre è odioso e sputa la vita per il suo handicap, quello è un uomo normale, che non vuole accettare la propria croce e quindi la peggiora. Genericamente no, perché se no impazziscono in questa società. Io ne ho incontrati vari, però dentro lo sentono da dove vengo. Ma io ho amici con gravi handicap fisici, ma ci sbellichiamo con le risate, li prendo pure in giro sull'handicap. Ah, persone gioiose, ti fanno ridere, ti fanno compagnia. Cioè l'handicap fisico, quando lo spirito è bello, la bellezza e la bruttezza fisica, non la vedi più? Io ho conosciuto donne bellissime che sono gente infrequentabile. O voi potete conoscere uomini bellissimi, ma sono dei demoni. Questo è un grave errore che noi facciamo nella scelta della coppia. Ci fermiamo all'esteriorità, ma dentro c'è uno invisibile che va conosciuto bene prima di metterselo in casa, perché chissà un giorno ti uccide. Bisogna stare molto attenti. O violenta i figli, o li picchia. Le cronache sono piene di questi fatti. Poi ci sono anche esseri consapevoli, ma sono dei maestri.
si chiamano mutanti, vengono dalla quinta dimensione, sono dei cherubini, anche di quelli ne ho incontrati, anche dei serafini. 30 anni di ricerca sono tanti, eh? Vedi, c'è una legge, come ti chiami, cara? Martina, c'è una legge. Tutto ciò che dice Cristo è legge. Infatti lui dice, non sono venuto ad abolire la legge e la profezia, i profeti, sono venuto a completare. Non parla di religione Gesù, parla di legge. Guarda caso è stato ucciso dai preti di 2000 anni fa. Loro hanno voluto la morte, Caifa, Anna. Quindi la legge domina su tutto. Chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Quindi io come ricercatore, quando ho scoperto prima il mondo cosmico che era qui e poi il mondo spirituale che era pure qui, ho detto cerco dappertutto, così trovo tutto. Infatti ho avuto esperienze dirette sia in quel mondo e sia nell'altro. Quindi per me il discorso spirituale è un dato di fatto scientifico. E nel Vangelo non si parla di credo religiosi, si parla di leggi scientifiche. Infatti gli extraterrestri dicono la scienza della materia e la scienza dello spirito, due valori complementari che devono essere in perfetto equilibrio, se no la società si disgrega o per l'esagerazione di un valore, fanatismo religioso, o per l'esagerazione dell'altro, solo scienza che costruisce armi e distrugge l'ambiente, che è il nostro caso. Tutte e due ce le abbiamo, il fanatismo religioso e la scienza senza coscienza, e abbiamo solo 25 anni di tempo, poi cala il sipario.